sessualità zero. Io non capisco questo interesse nei confronti di questa persona. Cioè, qui siamo, secondo me, all'apoteosi dell'inutilità. Qui siamo allo sbando totale. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Samara Tramontana. Cambio location, ci troviamo nella mia vecchissima stanza di infanzia, perché in questo periodo stiamo traslocando, vi racconterò anche questa cosa in un prossimo video, e quindi sono dovuta tornare a casa dei miei, e questa è la parte un po' più estetica della casa. Detto questo, iniziamo. Allora, già dal titolo potete capire cosa faremo oggi e con chi. È il secondo video in cui porto mio papà, questo perché non volevo farlo da sola, non volevo che certe cose venissero direttamente da me. Deve giudicare una persona esterna dai social. Io non voglio giudicare nessuno, anzi i miei colleghi li ammiro tutti tantissimo, li saluto e mando un bacio. Questo video è super ironico e non vogliamo che sia offensivo. Detto ciò, facciamo entrare il capo di questo video. Adesso io mi sposterò da questo lato. Papà! Vieni, vieni, entra! Siediti, non ti vedono. Vieni qua, con la maglia del Milan. Aspetta, abbassati. Eccolo! Come ti ho regalato io questa? Certo! Eccoci qua! Che volevo fare? Oggi faremo un video proprio adatto a te, papà. Benissimo. Prima di tutto salutiamo. Ciao, amici di... Cos'è questo? YouTube. Ciao, YouTubers. YouTubers. YouTube. Oggi giudicheremo i creator. Sopra la nostra testa appariranno otto... Oh, cosa stai facendo? Ancora non sono apparsi. Il creator. Otto creator. Prima otto ragazzi e poi otto ragazze. Okay. Loro li vedranno tutti qua, ma non li vedranno in ordine di come li leggeremo. Okay. Noi commenteremo senza fargli vedere di chi stiamo parlando, ma loro però hanno una vaga idea di chi potrebbe essere. Possono farsi un'idea perché hanno le loro facce. A seconda di quello che diciamo. Sì, però hai capito un pochino. Certo. Facciamo comparire gli otto creator. Ok, vai col primo. Primo creator. In tutta onestà io non so che cosa faccia. Come nel senso, sì, l'ho visto, però non... Esteticamente com'è allora, dai? Allora, è sicuramente un bel ragazzo, è interessante, però non riesco a collocarlo nel... Cioè, se tu mi dici, questo qui fa questo, non saprei dirti esattamente questo che cosa fa. Quindi non è che posso dare un giudizio... È un bel ragazzo, dai. È molto bello, complimenti alla mamma. Sì, direi di sì, dai. Direi di sì. Poi passiamo. Poi passiamo. Allora, apriamo i portoni. Apriamo i portoni. No, mi piace molto. Ok. Tantissimo. Sì. Però? Secondo me perde ogni tanto il fuoco. Lucidità. Esatto. Allora, perde lucidità. Chissà cosa lucidità. Combina per perdere lucidità. No, no, ma secondo me è proprio evoluta la cosa, lo fa apposta. Perde lucidità, ma volutamente. Ma poi la perde male, eh. No, allora. No, evidentemente la sua... Quello che vuole fare, lui ce l'ha ben chiaro in testa. Aia. Allora, è un bellissimo ragazzo. Complimenti alla mamma. Complimenti alla mamma e anche al babbo. Ogni tanto facciamo i complimenti ai babbi, perché... Cioè, comunque sia, c'è anche il babbo di mezzo, ragazzi. Come mettete il seme? Senza il seme cosa ci fai? Hai ragione. Complimenti ai genitori. Complimenti ai genitori. Ai fratelli, ai zii, ai nonni. Bel ragazzo, ma secondo me si è un po' perso via e deve ritrovare la sua collocazione all'interno del mondo dei social. Nel mondo in generale. Nel mondo in generale, sì. Però soprattutto nel mondo dei social. Va bene. Però è un bel ragazzo. Allora, bel ragazzo anche questo. No, dai, ma non è che ne scegli uno e dici un cesso. Parliamo di un cesso. No, tutti comunque sia dei bei ragazzi. Forse anche perché oggettivamente nel mondo dei social è difficile che trovi un brutto ragazzo. Però... Lui lo trovo molto bravo, molto bravo, lo conosco anche di persona, è un bravo ragazzo, è centrato su quello che deve fare, è centrato sugli obiettivi, secondo me a volte pecca di mielosità, però è bravo. Di mielosità. Mielosità. Ciaone. Allora, non è, ma neanche a morire, non è un brutto ragazzo, è un bel ragazzo. Bello, no, molto bello, sono diversi. Però non è un brutto ragazzo. Decente. E secondo me è vivo grazie agli altri. Da solo è come un seme in mezzo al deserto. E lui invece vive di luce degli altri. Senza gli altri, zero. Perfetto. Qualità zero. Benissimo. Fammi vedere quanti li hanno fatti. 1, 2, 3, 4, 5. Mancano 3 ragazzi. 3. 3 creator. Poi dopo andiamo a vedere un po' di... Io non capisco tutta questo interesse nei confronti di questa persona.
Secondo me invece lui è molto bravo. Ma poi che gli occhi degli altri sembra un cretino, a me mi trovi d'accordo, nel senso che io lo vedo, non ha contenuti, è una persona che è estremamente misogina. E non mi piace, punto, basta. Non capisco tutta questa attenzione mediatica nei confronti di questo personaggio. E lo conosco poco, ha trovato secondo me una sua direzione esatta, il che lo contraddistingue dagli altri. Non so se sia un bravo ragazzo o non un bravo ragazzo. Scopriamolo. No, basta così, direi che basta così. Non scopriamo niente. No, zero, qua siamo proprio sotto zero, cioè qui siamo secondo me all'apoteosi dell'inutilità. D'accordo. Nel senso che non trovo nulla di interessante. Trovo delle cose estremamente cringe, come dite voi. Bravo! Madonna! Papà. Vacca boia! No, zero, non mi piace affatto. Anzi, stop, chiuso. Basta. Trovarsi un lavoro, vero. Vero. Allora, con i ragazzi è andata abbastanza bene. Stato bravo, dai. Ah, pensavo peggio. Ora passiamo alle ragazze del web. Vai. Cercherò di essere bravo come sono stato finora. Per me la vedo dura, che tu riesca. Allora, iniziamo. Iniziamo, così. Allora, brava, certo che brava, per carità. La conosco personalmente, okay. E le ho dato dei consigli. Spero... Non li ha afferrati? No, penso che li abbia afferrati e deve continuare su quello che le ho detto. E secondo me è brava, però deve trovarsi il suo, che sia il suo e solo il suo. Sono d'accordo. E perché finora è distinguibile, ma potrebbe fare un salto in avanti più importante. Un salto di qualità. Di qualità. La conosco poco, mi piace molto, cioè a vedere dici mamma mia che bella ragazza. Mi dà fastidio il suo tono di voce quando parla. Sì, è vero. Ok. Però ci può stare. Ci può stare, sì, diciamo, ci sta per quello che fa, per quello che vedo che fa, ci sta. Io faccio fatica. faccio veramente fatica, perché secondo me, cioè, la vita gira intorno a miliardi di persone che sono nel mondo. Certo. Mentre invece questa persona pensa che il mondo giri intorno a lei. D'accordo. E ci vuole, secondo me, tanta umiltà. Che non umiltà ha. E rendersi conto... Che fai schifo. Brava. Rendersi conto che fa schifo come persona. Perfetto. Qui siamo allo sbando totale. Sì, ma proprio allo sbando totale, perché... Cosa vuoi dire? Cioè... Anche lei schifo. Sì, ma proprio schifissimo, perché purtroppo, sai, quando tu davanti come obiettivo non hai nulla, vivi e campi così com'è. Buona. Ci dispiace, è così che può andare la vita. Sì! Sì. È una bella ragazza. Molto. Molto bella. Secondo me deve crescere molto. Su tanti piccoli aspetti, soprattutto lavorativi, sai che io sono molto un perfezionista, però è una bella scoperta, mi piace molto come fa, quelle cose che fa, come le mette giù, brava, un 8.5, ma sai che io non, allora, è una bella ragazza, però io è anche brava in quello che fa, però secondo me è molto sopravvalutata. Nel senso che sì, brava, bella, diciamo un 7 per i miei canoni. Sai che io ce l'ho un po'... Più bella l'altra? No, l'altra, ma molto più bella. Okay. Molto più bella. Non l'ho mai vista di persona, non ci ho mai parlato, quindi non è che posso fare dei giudizi così... Però per quello che appare nei social non è che mi... Non ti fa impazzire. No, la ritengo... Cioè, tutta questa attenzione che forse ha avuto adesso, magari un po' meno. Un po' troppo. Ne mancano due. Scegliamole di qualità. Chi possiamo scegliere? Beh, io sceglierei... Prima mi hai fatto vedere uno, fammi vedere l'altro. L'altra. Boh. Non so che dire. Il problema è che questa qua, quando... Dopo si diventa grandi, no? La vita, cosa fai? Nasci. Cresci. Cresci e poi
finisce, no? Non ho parole, non ho parole. Andiamo avanti, l'ultima, l'ultima la scegli tu. La scelgo io? Sì. Ah, Secondo me è tanta roba. Esteticamente come persona? Come tutto. Ok. Come tutto, nel senso che a me piace proprio anche da vedere, nel okay. senso che è bella. È forte. Sì. E onestamente, con grandissima onestà e sincerità, anche se quello che sto per dire poi farà capire il personaggio, ma non mi interessa. C'è troppo accanimento contro questa persona. D'accordo. Bravo! Grazie. Bravo! Grazie. Ma se facciamo 1000 like, cosa mi regali? Niente. 2000 like? 5000 like. 5000 like. Cosa vuoi? No. Sto scherzando. Dai! No, sto scherzando. No, andiamo a vederci un concerto insieme, dai. Ma quale, papà? Ti rendete conto che lui ha deciso di andare al concerto di Jovanotti senza dirci niente? Va con la mamma, con nostra mamma, allora, con nostra sorella Lara, a me, Alice, Matteo, quindi noi tre fratelli più grandi. Zero. Incalcolati, via, zero. Voi non esistete. No, allora, perché intanto Jovanotti non è che lo ascoltavate più tanto. Ma che e c'entra? Poi perché i biglietti costano 79 ma euro. Ma ce li paghiamo noi i biglietti, me li devi pagare. Allora, facciamo una cosa, tanto ci guarda. Lorenzo! 6 biglietti a casa Tramontana, grazie. Sicuramente guarderà noi. Sì, secondo me sì. Puoi entrare? Camera vieni, tua. Passa un attimo. Passa. Alice Tramontana, come vedete. Distrutta dalle lenti. E Filippo. Lo special guest. Il lavoratore, detto staccano. Questo video è critichiamo i creators. Perché? Perché tu mi hai staccato il caricatore. Ecco, che novità. Ai 5000 like faremo un regalo a papà. Tutti insieme. Va bene. Va bene. Un bacione a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Di cosa dobbiamo fare? Dovete suonare la campanella, dire mi piace, e iscrivervi, condividere. Dai. E ciao belli, vado a tagliare salame. Iscrivetevi, commentate, attivate la notifica. Ci vediamo nel prossimo video.